benvenuti in un video super inaspettato. Sì, infatti. Settimana scorsa sono stata... questa settimana? Sì, questo lunedì, perché oggi è mercoledì. Lunedì. Sono stata contattata da Cibo Zanno e io felicissima. E è sempre un'azienda che ho apprezzato tantissimo, infatti nel corso degli anni infatti l'ho sempre supportata con i vari video e sto parlando di Cibo Zanno. Mi hanno inviato un regalo in occasione comunque del Black Friday fino al 28 novembre. Vi consiglio di riempire i carrelli perché ci sarà un 20% di sconto. 20% di sconto è tantissimo. Infatti, anche perché comunque già i prezzi sono, esatto, sono alti, assolutamente, sono molto competitivi. Per qualsiasi cosa ci tengo a dire, potete anche, sapete che ormai, non dico che ho provato tutti i prodotti di Cibo Zanno, ma quasi. Quindi per qualsiasi cosa potete scrivermi su Instagram, mi trovate sempre come Giulia Amifit. Se avete bisogno di consigli, sapete sempre che amo aiutarvi comunque, guidare gli acquisti, quindi per qualsiasi cosa... Ma basta già guardare anche qualche video assaggio, perché ne abbiamo fatti tantissimi. Sì, ce ne sono veramente tanti. Quindi io direi di mostrarvi il sacchetto, ma io direi il sacchettone che ci hanno inviato. All'interno contiene 26-28 snack, principalmente americani e tedeschi. E sarà tutto a sorpresa perché sì, noi non assolutamente, sappiamo cosa contiene. Io non so niente, ve lo faccio vedere. Cibo Zanno anche l'anno scorso mi piacque tantissimo il pack, e infatti anche quest'anno non si sono smentiti. Ah, vi volevo dire un'altra cosa, giù nell'info box troverete un link se volete supportarmi, il link è affiliato, quindi... Se volete potete fare anche nel Black Friday, cliccate sul link che troverete giù nell'info box e fate i vostri acquisti tramite il link. Quindi avranno diritto? No, loro già 20%, okay. Quindi sarà sicuramente già il sito scontato tutto al 20%, quindi se volete supportarmi fate i vostri ordini tramite il link che trovate giù nell'info box. Ovviamente è arrivato super impacchettato, vi ho fatto il video che voi l'avete sicuramente. Già visto. Si presenta proprio bene come il pacco enorme. Cioè, come il pacco dell'anno scorso. Che meraviglioso, veramente meraviglioso. Ovviamente c'è anche la targhetta. Ci vediamo. Com'è bello quando qualcuno riconosce. Infatti sì, io che uno fa. Sono stata veramente molto molto contenta. E quindi adesso andiamo a pescare. La scatola chiusa anche perché è alta, quindi infatti io spero di trovare qualcosina che non abbiamo mai provato, così da realizzare anche sui video assaggi. Che bella piena. Speriamo di non aver mai provato. Abbiamo detto snack tedeschi e americani principalmente. Poi inizio col primo prototipo. Vale. Wow, però posso dire, forse mi azzardo a dire una cosa, ci sono anche prodotti che non ci sono sul sito, quindi secondo me ci sono anche dei prodotti novità, perché parliamoci chiaro, prodotti novità? Sì, secondo me sì. Ok, ho avuto questa sensazione, anche perché noi viviamo sul sito di Cibo Zanno, quindi lo sappiamo. Allora, primo prodotto Xox, che abbiamo provato tantissime cose, soprattutto patatine. Esatto. Toffee mix popcorn. Fai vedere. Partiamo già col botto. Ma che odore! Infatti. Mamma mia. Ok, poi. Aspetta, qui c'è sempre. No, non guardare. No, non voglio guardare, però c'è sempre la descrizione con gli ingredienti, dato di scadenza. Sì. Hershey's Cookies and Cream, già il secondo prodotto che non abbiamo provato, quindi aspettatevi anche qualche video recensione. Da una vita che volevamo provarlo. Adoro. Ok. Va. Poi. Ah, in questa settimana comunque vedranno... Sì, sì, vedrete anche i vari video assaggio, snack, quindi non vi preoccupate. Un'altra novità. Oreo Soft Cake. 20% è... No, vabbè. Questo qua, fai vedere. E adoro questa cosa di non trovare snack comunque visti e rivisti. Saranno tutte novità, secondo sicuramente. Sì. Soft cake. Interessante. Ok, le caramelline a melone. Aspetta, okay. Io mi posso... No, sì, infatti. Che cos'è? È una siringa a caramella. Jean B. Suppongo di sì, gusto melone. Green, no, green apple, mela verde. Ah, mela verde. Wow. Ok, le cose che piacciono a te, sì. Tutte queste cose. Ok,
qua davanti. Che bello. Sto prendendo le cose più consistenti. Sì. Allora, Annabelle's. Nuova ricetta. Non so. Rocky Road. Penso sia una barretta. Cosa con il riso? Aspetta. S'mores. Ma no, sta scritto milk chocolate marshmallow, quelli a brustolini. Okay. E poi c'è quel cracker. Io penso che sia riso soffiato, tipo quelle barrettine. Non lo so. Lo proveremo. Bella grande. Cioè, qua dentro c'è il mondo. Perché è enorme questo sacco. Oh! Meno male che non le ho comprate. Le volevo troppo prendere. Sono tipo delle mini donuts allo zucchero. No, vabbè. Della? Adoro, della Mirsis. Freshlis? Non lo so. Oggi rimanderemo tutti gli altri video assaggio per fare. Io penso che faremo sì, infatti. Vai. Vado io. Oddio, troppo felice. C'è nel sacco di... Dame. Aspetta, questa... c'era qualche cosa piccolina che ci diedero che provo mamma che disse che era buona, che era okay, buona. Sì, sì. Dame e cioccolato che noi ci pensavamo con il caramello, sì. Non ricordo anche se allora quel video non l'hanno ancora visto. Ah, è bene. Ah, la vita mia. Ritz Bite sono tipo queste le abbiamo provate, sì, sì, abbiamo provato, le abbiamo prese proprio da loro. Sono tipo degli snack salati con i Ritz con all'interno il burro d'arachidi. Erano fenomenali, adoro. Per i nostri studi. Prossimo, prego. Io. No! Ce l'abbiamo lì! Non ci crederete! Adoro! No, bellissimo. Questa per dire che sono tutte novità. Esatto. Baileys? Chocolate truffle bar with Baileys. Adoro. Già visto. Io già da qui ti dico che ne vale la pena. Oh, ne vale la pena perché questo l'avevo provato ed è buonissimo. Questo è il nostro preferito. Kit Kat Crunchy Popcorn. E volevamo prenderlo nell'ordine perché ci era piaciuto tantissimo. Bello, questo è buonissimo. Questo lo dovete prendere. Straconsigliato. Sono troppo contenta. Vai, poi. Questo. Cookies and Cream Bites. Questo sono tipo, esatto. Anche questi volevo prenderli, solo che poi mi sono fermata. Infatti è un prodotto americano. No, vabbè. Prossimo. Pringles, cheddar. Ok. Vabbè, questo è sul sicuro, perché Pringles è una garanzia. Oh, quante cose. Io. Sembrano crackers. Anuta. Anuta, queste non ci fecero impazzire. No, questi no. Quelli brownie però, mamma mia. Però quelle le barrette erano buonissime. Anuta. Però le riproveremo. Mamma queste mia, che ricordi. Erano buonissime. Calendario dell'avvento dell'anno scorso. Allora, c'è da fare. Noi provavamo il pacco grande. Esatto. Queste pure erano buone. Che ricordi? Questo marchio fa cose buonissime. Andy Cups. Per i nostri snack la sera. I hot fries che pure abbiamo provato. Sì. Vabbè, ma già che ci sono le patatine. Poi. Ce l'abbiamo lì. Super novità. Cioè, vuoi per dire cose che a noi piace. Come hanno fatto? Esatto. Non lo so. Vabbè. Comunque. Tuk. Paprika. Paprika, anche queste siamo curiose di provarle. Però uno spoiler glielo diamo per chi vuole fare l'ordine su Cibozan. Ah sì, vi consigliamo. Se trovate sour cream, prendeteli. Perché è uno poi spoiler. Vedrete, poi vedrete il video a dicembre, ma è un qualcosa di eccezionale, quindi fate scorta. Vai. Sempre un marchio. Mais. Corn snack, quindi mais al BBQ. Davvero? Questo è un altro marchio top. Di salato e top. Sempre questo qua. E questi qua c'erano le patatine tipo fusilli, diciamo. Bravo, esatto. Cos'era? Miele. Miele e il barbecue. Mamma. Buonissimi. Poi. Prego. Tocca a te.
ti scaldo. Sì, sì, sì. Qua c'è ancora roba, No, ho toccato anche una cosa fresca, però prendo dopo. Famous Amos. Chocolate chip. Con i cookies. C'è molte cose che io non ho preso nell'ordine che volevo prendere, meno male. Ma rispecchia tantissimo i nostri gusti. Infatti sì, ma proprio tanto. Infatti, veramente una scelta selezionata. Questi li hai sempre voluti provare, ma non li abbiamo mai trovati. Non mi ricordo se sono questi, però lo sai? Che ci sta dentro? O sono formaggio. Forse, però non sono questi. No, perché io vedo solitamente i Cheetos tutti rossi. Penso, presumo siano piccantissimi, però mi ispira. Non riusciamo a provarli. Cheetos Crunchy al formaggio. Questi quindi li abbiamo già provati, no? Se non ricordo. Però i Cheetos alla fine non si rifiutano mai, infatti. Quindi vabbè, proviamo, magari. Ok. Dopo questi prodotti! Non vedo l'ora di provare. Comunque ne vale la pena. Costa all'incirca sui 45. Ma questa box è proprio? Sì, sì. Mamma. Costa 45-46 euro, ma per i prodotti che al momento abbiamo già trovato conviene molto. Infatti sì. No. Ah sì, sì, devo andare io. Ok. Combos cheddar cheese, questi anche li abbiamo provati, gusto però ci formaggio. Sono sì, gusto formaggio, però c'erano anche altri gusti che erano anche più buoni. Sì. Io adesso non ricordo quali, però questi. Che cos'è? Che cos'è? È una caramella? Questa è famosissima, questa la apri ed esce tipo tutta la forma, è famosissima su YouTube, no scusami, su TikTok, è un tubo alla mela, una gomma, una caramella alla mela. Che proverei tu? Prego. Io. C'è una cosa che non abbiamo mai provato proprio. Una cosa onda. Milky Way. Questi sono i miei preferiti. Raga, questi. Quindi questi li devo provare. Mamma mia, questi provare. Non siamo riusciti mai a provare. Che ti dissi buono. No, lo devi provare, ma non abbiamo vero. Questi provato. Milky Way. Adoro. Che poi. C'è cioccolato, eh. Sì. Approfittatene perché comunque così potete creare anche delle calze particolari. Approfittate comunque del 20% di sconto. Anche perché le scadenze. No, ma sono a lungo. No, 2022, quindi giugno sì. 2022, ve ne do giusto qualcuna così, gennaio 2022, 31 marzo 2022, quindi è una scadenza. Ma quella arriva domani. Infatti. Quindi potete anche approfittare di questo super sconto conveniente per preparare già le vostre calze della Befana super super particolari. E davanti. Questo non capisco cosa. Sto quasi finendo. Reese's! All'interno ci sono tipo tipi Smarties, diciamo così. Però se vi possiamo consigliare, prendete quello d'arachidi. Tutto burro d'arachidi, approfittatene e fate scorta. Buonissimi. Mamma mia. Ecco il qua. Questi pure li abbiamo provati in un futuro video. Stiamo dando troppi spoiler. Sì. Troppi. Poi c'è una cosa che non abbiamo mai provato. No, aspetta, una cosa la lascio all'ultimo. Duplo alla cannella. Cannella, anche questo già provato. Sì, sì, per gli amanti della cannella, buono, buon prodotto. Penultimo prodotto, Fanta alla pesca. Mai provata anche e non vedo l'ora di provarla. Eccola qui. Aspetta, ah no, era tutta un'altra cosa. Sì. Ok, mi stavo confondendo. Pesca l'ultimo prodottino. Per la pagioia. Questo era molto Kinder buono. Creamy. Questo qui. Che non è il Kinder merendero, però è con il riso soffiato. Esatto. Ma che dire, anche io. Anche questo l'abbiamo provato, sì, era sì, buono. Era molto buono. Che dire, io vi ringrazio. Veramente. Principalmente vi ringraziamo. Ringraziamo tutto lo staff di Cibo Zanno. E anche voi. E anche voi, ovviamente, questo. Grazie anche a voi. E che ci avete dato comunque l'opportunità di provare altri prodotti, fare comunque tantissime altre video recensione. Sì. Abbiamo cercato comunque nel nostro piccolo di darvi anche già delle recensioni così che possiate già andare a riempire i carrelli, ma vi ripeto, per qualsiasi cosa potete scrivermi in privato. Io adoro sempre consigliarvi sui prodotti, quindi per qualsiasi cosa scrivetemi.
E io troppo anche felice. perché subito è arrivato, cioè lunedì, oggi è mercoledì, sei stata contattata e oggi è mercoledì, un giorno, quindi ma di solito proprio indipendentemente sempre molto veloci, e quindi nulla, niente. io adoro troppo e speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!